Sono tornato nel luogo del delitto, lo stand di LG, per ritrovare LG G6, uno dei miei prodotti in assoluto preferiti dal mercato. Allora, intanto vediamo la caratteristica fondamentale, display 18 noni da 5,7 pollici, con una definizione super elevata e con HDR e soprattutto Dolby Vision. Questo vuol dire che i vostri contenuti multimediali verranno riprodotti da questo smartphone veramente con una qualità molto molto elevata. E poi la fotocamera posteriore, siamo arrivati a due fotocamere da 13 megapixel con una delle due camere grandangolare, e vi devo dire che questa è una delle implementazioni dal mio punto di vista migliori di doppia fotocamera che si possa trovare sul mercato. L'ho trovata molto utile in tantissime occasioni e soprattutto mi è capitato di utilizzare molto più spesso il grandangolo rispetto alla camera normale. C'è da dire che il G6 rispetto al G5 ha ridotto tantissimo la distorsione delle immagini proprio quando vengono scattate con il sistema grandangolare. Il telefono, visto da vicino, pone soprattutto sul retro il sensore di impronte digitali che nasconde anche il pulsante di accensione. Davanti invece è stato tolto praticamente tutto quello che era riportato. C'è giusto il logo LG nella parte inferiore del telefono e poi la fotocamera frontale. Fotocamera frontale migliorata, portata a 16 megapixel. A proposito di fotocamera frontale, c'è da sottolineare anche la grande angolazione della ripresa di 100 gradi, quindi in grado di far scattare dei selfie panoramici molto molto più elevati dal punto di vista della qualità rispetto ad un anno fa. Diamo un'occhiata da vicino anche a cosa offre il nuovo G6 dal punto di vista del software, che vedete è molto simile a quello che avevamo già conosciuto con il modello precedente, il modello G5, tutto sommato però con un'interfaccia leggermente più colorata. Smart Doctor è uno delle aggiunte dell'ultimo minuto in questo modello, che serve praticamente per gestire tutte le funzioni del telefono. Verificando invece il telefono, diciamo, voce per voce, non troviamo delle novità eclatanti, ma essenzialmente viene riprodotto quello che avevamo già visto anche sul G5. C'è la presenza dei temi e poi la possibilità di utilizzare, vedete, una combinazione dei tasti personalizzata e anche una colorazione di proprio gradimento per quanto riguarda, diciamo, la striscia dei tasti inferiore. Quello che è da notare è anche, scusate, il menu della fotocamera, che vi dà la possibilità di utilizzare delle modalità molto curiose. Conosciamo già la modalità pop-up, che era presente, pop-out, anzi, che era presente anche nei prodotti che abbiamo conosciuto, in particolare nel G5 nello scorso anno. Come lo scorso anno è facilissimo il passaggio dalla modalità grandangolare alla modalità normale. Vi mostro però una novità invece che riguarda la modalità di ripresa quadrata, perché quando utilizzate questo tipo di modalità, andando nella selezione del mode, avete la possibilità di fare ad esempio quello che viene chiamato il grid shot, quindi potete scattare quattro fotografie di tipo diverso. Voi scattate una foto, vedete, viene posizionata nella griglia alla posizione numero 1, scattate la seconda immagine, la mettete nella posizione numero 2, potete cambiare ad esempio l'angolazione, scattare e andare alla numero 4, insomma, ed essenzialmente queste quattro selezioni compongono un'unica foto quadrata da pubblicare sul vostro Instagram. Insomma, avremo modo di incontrare il nuovo LG G6 in più occasioni. Trovo che sia un prodotto veramente molto, ma molto interessante. Non abbiamo ancora un'ufficialità per l'arrivo in Italia, ma dovrebbe essere nel mese di aprile, ad un prezzo di 749 euro. Qualcuno ha posto dei dubbi sul fatto che all'interno ci sia uno Snapdragon 821, un processore essenzialmente che ha un po' di tempo alle sue spalle e che sicuramente non è all'altezza del nuovo 835 di cui sarà dotato invece il prossimo Samsung S8 e anche quando arriverà il Sony XZ Premium. Beh, insomma, vedremo sul campo come si comporterà e se la differenza del processore sarà davvero così rilevante. Ciao da Barcellona!